Nel 1957 i piloti collaudatori erano quanto di meglio l'apparato militare statunitense avesse da offrire. Volavano più alti e più veloci di chiunque altro al mondo. Molti sono morti e nessuno ha mai ricordato i loro nomi. Il governo americano ha preso 7 di questi piloti, li ha trasformati in astronauti e li ha spediti nello spazio, sperando di poterli riportare indietro. Questi astronauti sono diventati degli eroi. 12 anni più tardi, Tom Wolfe ha voluto scoprire cos'era avvenuto di questi piloti. Cercava quella che era stata chiamata la stoffa giusta. Il 5 maggio 1961, il missile Redstone, 7 piani di ossigeno liquido bollente, era pronto sulla piattaforma di lancio. Appollaiato sulla sommità c'era il primo astronauta americano, Alan Shepard. L'intera nazione lo stava guardando. Nella mente di ciascuno c'erano i 21 razzi di prova che erano caduti in fase di decollo. Finalmente tutti i sistemi furono dichiarati funzionanti ed ebbe inizio il conto alla rovescia. Questo momento divenne il cuore del libro di Tom Wolfe, La stoffa giusta. Comincia con una semplice domanda. Cos'è che spinge un uomo a mettersi in cima a un enorme candelotto di dinamite come il Redstone, l'Atlas, il Titan o il Saturno, aspettando che qualcuno accenda la miccia? Ero veramente interessato a conoscere le persone disposte a tanto e a capire perché lo erano. Ma quando ho cominciato a parlare con gli astronauti, mi sono reso conto che non me lo avrebbero detto. Ho capito che per qualche ragione era un argomento tabù. Tom Wolfe, uno dei più famosi giornalisti del mondo, si prefisse lo scopo di rompere questo silenzio. Col carattere vagamente bohemien di chi ha scritto storie di ribelli e spostati, Wolfe sembrava la persona più lontana dal mondo degli astronauti. Eppure, per 6 anni sospese ogni altra attività per dedicarsi interamente a questa ricerca. Wolfe aveva l'impressione che la chiave fosse nella sperimentazione, nei voli di collaudo che spingevano gli apparecchi ai limiti delle loro capacità e oltre. Tutti gli astronauti erano stati piloti collaudatori. Era stato in cielo, volando sugli aerei più avanzati del mondo, che il loro carattere si era formato. Quegli uomini volavano all'estremo limite e giocavano a superarlo. Avevano la reputazione di gente che si godeva la vita tra belle donne e champagne. La sera, davanti a un bicchiere, parlavano di volo. Era un'ossessione in cui c'era anche qualcosa di inesprimibile, la costante presenza della morte. La maggior parte di loro era figurata in sequenze girate poco prima che il velivolo che provavano si schiantasse al suolo. Le statistiche erano terrificanti. Un pilota della Marina su 4 finiva la sua carriera con la morte. Era imbarazzante per loro parlare del coraggio. Non accennarono mai al pericolo e alla morte. E questo mi diede la percezione immediata che l'argomento preferito dagli astronauti non era lo spazio. Era lo spirito di corpo, il codice d'onore di un pilota militare. Wolfe chiamò questo codice la stoffa giusta, che fu il tema e il titolo di uno dei suoi libri più famosi.
L'idea di chi aveva la stoffa giusta era che bisognava mostrare il coraggio di volare su una macchina d'acciaio avendo la competenza e la grinta di spingerla fino all'impossibile, superando i minacciosi agguati della morte, e di riportarla indietro prima di aver passato il punto di non ritorno. E tutto questo servendo una causa che stesse a cuore a migliaia di persone, all'intero paese, a Dio. E per questi piloti una causa da servire c'era. Il mondo si trovava al culmine della guerra fredda e gli Stati Uniti erano in costante emergenza nazionale. Il mondo nei tardi anni 50 era molto più pericoloso di quanto fortunatamente non sia adesso. Il secondo conflitto mondiale era finito solo da una decina d'anni. C'era un'Unione Sovietica imprevedibile che cominciava ad avere un significativo arsenale nucleare con cui poteva attaccare gli Stati Uniti, che erano incerti su come rispondere. Alcuni chiedevano un attacco preventivo che annientasse la forza nucleare sovietica. L'atmosfera di tensione era tangibile e concreta. Il libro di Wolf stava diventando qualcosa di più di una storia di astronauti. Si stava rapidamente trasformando in uno studio sull'America durante la Guerra Fredda. Questa ricerca portò lo scrittore alla base dell'aviazione militare di Edward nel deserto Mojave, in California. Lì trovò l'inizio della storia, una storia che lo avrebbe proiettato in un'altra epoca. La preparazione del suo libro La stoffa giusta portò Wolf nella famosa base dell'aviazione militare di Edward. Cosa doveva significare far parte della base Edward nei tardi 40 o nei primi anni 50? Perfino chi rimaneva a terra poteva sentire quelle incredibili detonazioni che avvenivano a 15.000 metri. Presto un uomo sarebbe arrivato a un'altezza in cui, nell'aria rarefatta ai bordi dello spazio, la Luna e le stelle si vedono anche a mezzogiorno. E le normali leggi dell'aerodinamica non valgono più. Eravamo in un'epoca maledettamente interessante. Volavo anche con 26 apparecchi diversi a mese. Oggi sarebbe inconcepibile, anche 3 oggi sarebbero troppi. Ma allora quello era il nostro lavoro, anche perché i collaudatori scarseggiavano, ma le esigenze rimanevano sempre quelle. I piloti rappresentavano il lato affascinante delle forze armate. Competevano tutti intensamente per occupare un posto in una gerarchia ristretta. Wolf vide la loro struttura sociale come un'enorme piramide. Al massimo vertice di questa piramide, invisibile a chi era fuori dal mondo del volo, c'era un solo personaggio, Chuck Yeager. Era un giovane venuto da una valle della Virginia occidentale, Hamlin County. Laggiù era il re delle colline e presto fu conosciuto come il pilota più favoloso che avesse mai messo piede su un aeroplano. La sua maestria era leggendaria. Nella Seconda Guerra Mondiale, prima di compiere 22 anni, aveva già abbattuto 13 aerei nemici. 3 anni più tardi entrò nella storia dell'aviazione. Era il capo della squadra di piloti che dovevano superare il muro del suono, compiere un salto tecnologico. Molti pensavano che superare la velocità del suono equivalesse a infrangersi contro un muro di mattoni. Ai comandi di un X-1 arancio sganciato dal ventre di un bombardiere B-29, Chuck Yeager ignorò quei cattivi presagi. Il mio dovere era pilotare quell'aereo. Non pensi ai risultati, fai quello che ci si aspetta da te. Wolf dedica un intero capitolo del suo libro a Yeager. Lui aveva la stoffa giusta più di ogni altro. Il suo era uno stile di vita, un tranquillo eroismo che solo i veri fratelli, gli altri piloti, potevano capire. Dopo che Yeager aveva infranto il muro del suono, i piloti collaudatori spinsero gli aeroplani a reazione della serie X a velocità sempre maggiori e ad altezze sempre più elevate. Lo scopo finale era volare in orbita intorno alla Terra, ma in un solo giorno i piloti della Edward vennero surclassati.
Il 4 ottobre 1957 i russi misero in orbita lo Sputnik I. Fu una completa sorpresa. Gli americani vennero presi dal panico. Non eravamo più la nazione più potente del mondo nella scienza, nella tecnologia e nell'industria. I russi ci avevano battuto nel campo della tecnologia aerea. E il fatto che l'ordigno comunista rimandava piccoli messaggi pulsanti nell'Unione Sovietica sconvolse il popolo americano come nessun'altra scoperta scientifica lo aveva mai sconvolto. Nikita Khrushchev, il leader sovietico, fu lesto a sfruttare la tempesta mediatica. C'era una gara spaziale e, a quanto pareva, l'America era stata lasciata indietro. Il programma X era troppo lento. Il governo diede il via al progetto Mercury. Puntava a mandare un uomo oltre l'atmosfera in una capsula come lo Sputnik. Il primo ad andare nello spazio doveva essere un americano. Sebbene il governo volesse usare i collaudatori, molti pensavano che non era necessario che l'uomo dentro la capsula fosse un pilota. Di conseguenza, un campione come Chuck Yeager non venne neanche invitato a far parte del programma. Si cercava un personaggio diverso, non un pilota tradizionale. Inventarono perfino una parola nuova per definirlo: astronauta, cioè uno che naviga fra gli astri. Gli astronauti avrebbero dovuto vincere la gara dello spazio. Negli anni 60 Wolf divenne un idolo pop e sconvolse le regole del giornalismo. Destrutturò le frasi normali fino a renderle irriconoscibili. Inventò parole e usò la punteggiatura in modo mai visto prima, ma trovare la sua strada non era stato facile. Nel 1963 persuase l'Esquire a mandarlo in California per scrivere un pezzo su una mostra di automobili civili. Quando tornai ero bloccato. Non avevo mai scritto un articolo per una rivista. Per settimane Wolf tentò di scrivere il pezzo. L'Esquire aveva già speso migliaia di dollari in tavole a colori delle automobili e aveva riservato lo spazio nel numero seguente, ma Wolf non riusciva a scrivere una parola. Alla fine l'editore, Byron DeBell, disse: dobbiamo assolutamente avere un articolo. Se non ce la fai, mandami una nota riassuntiva con i tuoi appunti e li daremo a un giornalista competente. Quella notte Wolf cominciò a battere il riassunto. Scrivevo più in fretta possibile, buttando giù le idee man mano che mi venivano in mente. Al mattino aveva riempito 49 pagine e l'Esquire le pubblicò senza cambiare una parola. Wolf aveva trovato la sua strada. Quell'episodio mi insegnò il valore dello stile e da lì andai avanti e scrissi molti pezzi sui nuovi modi di vivere che emergevano in quegli anni 60. Spesso sembrava roba da selvaggi. Wolf divenne il leader di una rivoluzione nella saggistica e nel giornalismo. Rifiutò di accettare i vincoli tradizionali e si occupò di soggetti che gli altri giornalisti evitavano, indagando a fondo nelle vite di coloro che descriveva. Era comunque coperto dall'autorevolezza della sua firma. Non so come abbia potuto cavarsela. Non so come abbia potuto avere le informazioni che aveva continuando ad andare in giro come Tom Wolf. Credo che la cosa abbia molto a che vedere con i suoi modi. Come una volta disse qualcuno, è un reporter pericoloso perché ti mette a tuo agio, ti affascina e tu dici cose che altrimenti non avresti mai detto. Rolling Stone era la rivista dei tardi anni 60 e l'editore e direttore Jan Wenner voleva Wolf. Conoscendo il suo interesse per gli astronauti, lo convinse a scrivere sul programma spaziale. Quegli articoli divennero la base per la stoffa giusta. Per il pubblico che aveva seguito la mia attività, questa era una deviazione, perché gli astronauti erano visti come tipi quadrati, mentre io avevo scritto sempre di personaggi sopra le righe.
Nonostante le opinioni contrarie, alla fine il progetto Mercury aveva scelto 7 piloti collaudatori per trasformarli in astronauti. Non erano giusti o sfiziosi, erano tutti maschi, primogeniti, bianchi, protestanti e militari di carriera. Ma nessuno li aveva mai guardati come Tom Wolfe. Scelse di osservare una situazione pericolosa da una prospettiva ironica e obliqua. Nessuno poteva sapere se gli astronauti sarebbero sopravvissuti al viaggio nello spazio. Il lancio del primo satellite americano era stato un fallimento completo. Il razzo si sollevò di pochi metri, sprigionando un'impressionante combinazione di fiamme e rumore. Poi sprofondò lentamente come un vecchio grassone che non riesce più a reggere il suo peso. Divenne l'immagine del programma spaziale americano. La stampa si gettò in un disgustoso cicaleccio di autoflagellazione nazionale. Col ricordo di questo disastro ancora fresco nella mente di tutti, gli astronauti furono presentati a una nazione in preda all'ansia. Erano stupiti di tanta attenzione. Ho studiato i voli di prova degli ultimi 4 anni e so che molte persone pensano che questo sia un tentativo molto azzardato. Le loro risposte furono brevi e in puro stile militare. Molti di noi hanno già partecipato a progetti come questo, non c'è niente di diverso. Sono John Glenn, l'unico marine di questo gruppo. Tranne quella di John Glenn, che rubò la scena. John Glenn emerse come il migliore fra i 7 bravi ragazzi, il più quotato, il più fotogenico, il marine solitario. Sono entrato in questo progetto perché è probabilmente il più vicino al paradiso a cui abbia mai partecipato. Glenn aveva dato il tono alla conferenza stampa e tutti lo avevano seguito. La mattina dopo, i 7 astronauti del Mercury erano diventati degli eroi nazionali. Anche se fino a quel momento si erano solo mostrati in una conferenza stampa, erano ormai i 7 ragazzi più coraggiosi d'America. L'esclusiva sulle biografie e sull'addestramento fu un affare lucroso per la rivista Life. I suoi fotografi immortalarono ogni momento della loro vita familiare e lavorativa. Noi giornalisti attivi all'epoca eravamo profondamente indignati perché gli astronauti avevano firmato contratti di esclusiva per Life. Da quel momento avremmo dovuto chiedere il permesso di usare le informazioni che ottenevamo non solo alla NASA, ma anche a Life. E Life sapeva quale storia voleva raccontare. Gli astronauti divennero eroi dell'America. Le copertine della rivista proclamarono che erano pronti a fare la storia. E le mogli vennero a loro volta presentate come le 7 donne coraggiose al loro fianco. Il pubblico voleva i dettagli della vita familiare degli eroi. E le storie vennero accuratamente confezionate per offrire l'immagine di famiglie devote e di uomini amorosi. Ma in qualche modo, sbirciando dietro le scene, Wolfe scoprì una realtà molto diversa. E non l'avrebbe tenuta nascosta. Gli astronauti erano come moderne rockstar ed erano decisi ad approfittare dei benefici derivanti dalla nuova condizione sociale. Tom Wolfe era cresciuto a Richmond, in Virginia. Suo padre dirigeva una rivista di agricoltura intitolata Southern Planter. Mio padre era uno scienziato e io l'ho sempre visto alla scrivania che scriveva i suoi articoli su carta gialla. Per me era uno scrittore e io pensavo che fosse una favolosa attività. Per questo fin da piccolo ho voluto diventare uno scrittore anch'io. Dopo essersi laureato a Yale, Wolfe decise di diventare giornalista. Mandò 160 richieste e ottenne un'offerta di lavoro. Allo Springfield Union, giornale del Massachusetts, corresse le bozze e conobbe un giovane senatore, John Fitzgerald Kennedy. Nel 1962 trovò un lavoro migliore a New York. Al New York Herald Tribune la sua carriera fiorì. Credo molto nel reportaggio. La cosa migliore che mi sia accaduta agli inizi della carriera è stata lavorare per 10 anni come giornalista,
mi ha dimostrato che raccontare i fatti non è poi così difficile. Non è tanto questione di abilità, quanto di atteggiamento. L'atteggiamento che dice, tu hai delle informazioni, io le voglio, le merito, e tu me le darai perché in realtà hai tanta voglia di darmele. Da bravo reporter, durante le ricerche per la stoffa giusta, Wolf trascorse 3 settimane vicino a Cape Canaveral, dove gli astronauti si addestravano. Parlando un po' con tutti, scoprì che avevano deciso che la base fosse proibita per le loro mogli, mentre loro se la spassavano nella vicina Cocoa Beach. Sotto l'idilliaca immagine patinata, Wolf scoprì che erano gaudenti animali festaioli. La sola eccezione era John Glenn, che viveva come un monaco e correva sulla spiaggia per mantenersi in forma. Aveva faticato a lungo per sviluppare una buona immagine pubblica. Major John Glenn begins an attempt at a supersonic... Stabilì un record nella trasvolata del paese e divenne ancora più popolare presso la stampa. Ma Glenn era molto irritato per le attività extralavorative dei suoi colleghi. Nella versione cinematografica della Stoffa Giusta esprime queste preoccupazioni. Sto parlando delle ragazze. Sto parlando delle prostitute. Sto parlando di tenere i pantaloni abbottonati e il becco asciutto. Signor Glenn, stai passando il segno. Non provare a imporre il tuo concetto di moralità agli altri. Ognuno di noi si è offerto volontario per questo lavoro e si sottopone a lunghe ore di addestramento per prepararsi a svolgerlo. E fa molte altre cose che vanno oltre lo stretto dovere. Alan Shepard era un duro pilota della Marina che non si sarebbe sottomesso a Glenn. Shepard e Glenn non potevano che essere rivali. Le loro concezioni della vita divergevano profondamente. Glenn era un moralista e, da quanto ne so, ha sempre vissuto in modo esemplare. Shepard aveva più l'aria del simpatico mascalzone, corrispondeva di più all'idea tradizionale dello scanzonato pilota. Sotto l'immagine pubblica di compattezza, le ambizioni individuali stavano creando delle tensioni. Ognuno voleva essere il primo uomo ad andare nello spazio. Pilotare il primo volo dell'uccello, come si diceva, era l'ambizione di tutti i piloti, si trattasse di un F-104 o di qualsiasi altro velivolo. Ma la vera competizione era tra Stati Uniti e Russia. Nell'agosto del 1959, due cani russi, Belka e Strelka, divennero le prime creature ad andare in orbita e tornare vive. I russi erano sul punto di mandare un uomo nello spazio, ma l'identità del genio che stava dietro tutto questo era tenuta rigorosamente segreta per paura che fosse assassinato o rapito. Sergei Korolev era a capo del programma spaziale russo. La sua specialità erano gli enormi razzi che potevano proiettare grandi capsule nello spazio. In La Stoffa Giusta, Wolf lo chiama il capo progettista. Korolev fu il vero padre della gara spaziale. Fu lui che convinse Khrushchev che avevano un'opportunità di essere i primi a battere gli americani. Adesso erano i progettisti di razzi ad essere sotto pressione. Nel luglio del 1960, la NASA inviò gli astronauti a Cape Canaveral ad osservare una prova di lancio del missile che li avrebbe portati nello spazio. La Terra tremò e il razzo si innalzò su 3 colonne di fuoco. Era uno spettacolo apocalittico. Per 60 secondi andò dritto in alto, poi cominciò lentamente a deviare ad arco verso l'orizzonte. Le teste di tutti erano rivolte all'insù e si erano girate per seguire la traiettoria, quando boom, esplose. Fu un disastro per il programma spaziale americano e un cupo richiamo ai pericoli che correvano gli astronauti nella gara per essere i primi ad andare in orbita. Quando John Kennedy fu eletto, l'America ebbe un presidente deciso a vincere la gara spaziale. Nonostante i problemi balistici, il primo volo umano nello spazio doveva avvenire presto.
il progetto Mercury scelse Alan Shepard per il primo volo dell'uccello. Sebbene in pubblico mostrasse di averla presa bene, Glenn fu devastato da quella scelta. Per non mettere subito a rischio Shepard, prima fu lanciata una scimmia per saggiare l'affidabilità del razzo Redstone. Questa dilazione diede ai russi l'opportunità di cui avevano bisogno. Il loro programma spaziale era avanzatissimo. Invece che astronauti, chiamarono i loro piloti cosmonauti. Tra tutti, il favorito era Yuri Gagarin. Il 12 aprile 1961 gridò: «Ci vediamo al mio ritorno sulla Terra!» e andò in orbita sulla Vostok 1. Il favoloso ma anonimo capo progettista russo aveva messo a segno un altro dei suoi colpi crudeli per lui, ma indubbiamente ammirevoli. I russi avevano mandato un uomo nello spazio per primi. Non solo erano piene le strade, ma c'era gente dappertutto, sui tetti e sui balconi, mentre la macchina si dirigeva verso la Piazza Rossa. Là campeggiavano dei grandi cartelli: «Siamo i primi, siamo andati nello spazio, viva Gagarin!» E non era una cosa organizzata da noi, era nata da un genuino sentimento popolare. Il morale americano era a terra. I razzi Mercury continuavano a esplodere, eppure un americano doveva andare nello spazio. Un comico osservò: prima la scimmia, poi lo scimunito. Mentre Alan Shepard si preparava a essere proiettato in cielo, la nazione era attonita. Un astronauta stava seduto in cima a un razzo in attesa di esplodere in mille pezzi. Una domanda era nella testa di tutti: Shepard sopravviverà? Sono le 8:06 del mattino e questa è la scena. Incastrato nella minuscola cabina del Freedom 7, Alan Shepard aspettò e aspettò sotto gli occhi di tutta l'America. Il comandante Alan Shepard è pronto. Attraverso la televisione, Shepard era tutt'uno con l'America e Wolf colse l'isteria del pubblico. Era il più grande spettacolo di stuntman mai trasmesso, in cui un pilota acrobatico affrontava una pazza sfida patriottica alla morte, e al suo destino era legato quello della nazione. Avevamo visto esplodere tanti Redstone e io non credevo che avessero fatto abbastanza prove con esito positivo per rischiare la vita di un uomo lassù. Nella capsula Shepard non pensava alla morte. Era concentrato soltanto su una cosa. Era lui a compiere il primo volo dell'uccello e sarebbe stato in cima alla piramide se fosse sopravvissuto. Temendo un disastro in diretta, la NASA continuava a rimandare il lancio. Shepard stava cominciando a spazientirsi e alla fine perse le staffe. Ho capito, ve la state facendo sotto. Beh, io no. Accendete questa candela. Ha ragione. Accendiamola. Certo, accendiamola. Sì, riprende il conto alla rovescia. Accendete la candela, disse. Le stesse parole di Chuck Yeager, il campione della propulsione a razzo. E incredibilmente tutto si mosse. Qui è il Freedom 7. Carburante a posto, ossigeno a posto, tutti i sistemi funzionano. Che magnifica vista. Comincia la retrosequenza. Il volo del Freedom 7 durò solo 15 minuti, ma ebbe un impatto profondo sul morale americano. Oggi l'America ha raccolto la sfida e ha vinto. Una vittoria sotto gli occhi delle telecamere è una vittoria del mondo libero. E l'uomo che l'ha ottenuta si chiama Alan Shepard Jr.
Ora Glenn e gli altri dovevano guardare da dietro le quinte Al Shepard che scendeva dalla navicella per essere portato in trionfo come Lindbergh. Ci furono sfilate con decine di migliaia di spettatori. Urlavano il suo nome, si protendevano verso di lui con ammirazione e gratitudine. Era l'uomo che aveva la stoffa giusta. Ma la Russia era ancora in testa. Kennedy fece un tentativo che Wolf non menziona nel libro. A Vienna, 6 settimane dopo il volo di Shepard, Kennedy propose a Khrushchev di interrompere la gara e unire gli sforzi per raggiungere lo spazio, ma il leader sovietico rifiutò. Il vero motivo di questo rifiuto, ignoto agli osservatori occidentali, era che molti dei missili esibiti durante le parate del 1° maggio, simbolo della potenza russa, erano modelli di legno. In realtà ce n'erano solo 5 che potevano raggiungere l'America. La gara spaziale non era che una cortina fumogena tesa a mascherare questa debolezza, e funzionava. La gara continuò serrata. Il secondo astronauta a compiere l'impresa fu Gus Grissom, un piccolo e burbero pilota dell'aeronautica. Il volo del Liberty Bell fu suborbitale e perfetto. Ma quando la capsula precipitò nell'oceano, il boccaporto si aprì anzitempo e Grissom si trovò nelle inospitali acque dell'oceano. Alla fine un elicottero lo trovò e gli gettò la bardatura. Penzolava da quella cinghia di salvataggio come un pesce morto attaccato a una lenza. Gli sembrava di pesare una tonnellata perché la tuta gli si era riempita d'acqua. Inoltre, la navicella fu perduta. Ancora una volta, l'America aveva fatto una brutta figura. La Russia rispose immediatamente. 16 giorni dopo, la Vostok 2 girò 17 volte intorno alla Terra. I politici e la stampa erano di nuovo profondamente allarmati. E se i veicoli spaziali fossero stati armati? L'America doveva mandare qualcuno in orbita. Era ora di costruire un razzo più grande, l'Atlas. Finalmente era arrivato il turno di John Glenn. Aveva giocato in squadra ingoiando il suo orgoglio, ma ora stava per andare in orbita. Doveva solo attendere che lo precedesse la scimmia Enos per verificare l'affidabilità dell'Atlas. Anche a lui toccò aspettare che le condizioni meteorologiche fossero favorevoli. Poi, stanco e frustrato, rischiò il volo e la carriera. Con l'accumularsi dei rinvii, il vicepresidente Johnson volle andare a casa di Glenn a confortare la moglie in diretta TV. Ma Annie Glenn aveva una terribile balbuzie, fatto accuratamente celato da Life. Imbarazzatissima, rifiutò di far entrare Johnson. Glenn stava tornando a casa quando alcuni ufficiali della NASA, disperati, gli chiesero di indurre la moglie a cambiare idea. Johnson pretendeva di essere accolto. L'astronauta non ebbe un attimo di esitazione, li mandò al diavolo. Meno di un mese dopo, il 20 febbraio 1962, John Glenn si preparava al lancio. Il vicepresidente degli Stati Uniti era stato respinto da un astronauta. Ormai niente che perfino Chuck Yeager potesse dire o fare avrebbe cambiato il nuovo mondo. Adesso, in cima alla piramide, c'erano gli astronauti. La ragione per cui John Glenn era un eroe grande come nessun altro nei tempi moderni era che apparve come Davide che andava nei cieli a combattere contro Golia. Ed era così. Il
Il primo americano in orbita, Glenn, volò per quasi 5 ore, un'enormità in confronto a Shepard e Grissom. Ma Glenn ignorava che gli scienziati al controllo missione stavano cercando freneticamente di risolvere un problema serio. Avevano ragione di pensare che il rivestimento anticalore potesse andare perso. C'era la possibilità che Glenn venisse incenerito al rientro nell'atmosfera, ma non glielo avevano ancora detto. Ci raccomandiamo di tenere il retroparacadute agganciato durante l'intera fase di rientro. Qui Friendship 7, altre comunicazioni? Non in questo momento. Ripetiamo, non sganciare il retroparacadute. Nella sua ultima orbita, il Friendship 7 si trovò nei guai. Se necessario, ricorrerò alla guida manuale. Finalmente, il controllo missione informò Glenn del problema. Doveva tornare indietro e sperare per il meglio. Mentre il Friendship 7 piombava verso la Terra, Glenn pensò che stava andando a fuoco. Wolf si identifica con l'astronauta. Immaginò che lo scudo anticalore si spaccasse e volasse via in frammenti infuocati. Lottò per mantenere il controllo della capsula con i comandi manuali. Quelli via computer erano impazziti. Era come se tutto il suo sistema nervoso si fosse concentrato sulla schiena. Se la capsula si fosse disintegrata, il fuoco lo avrebbe raggiunto da dietro. La sua spina dorsale sarebbe diventata un'asta di metallo incandescente. Stava cercando di immaginare la sensazione. Ci sono dei passi nel libro eccezionali. Per me è come sentire un assolo di chitarra di Eric Clapton. Sono pezzi di puro virtuosismo. Wolf stava spostando i confini della non narrativa. Stava rendendo il giornalismo più profondo e più complesso. Pur basandosi sulla ricerca rigorosa, sentiva che poteva entrare nella coscienza vera della gente. Questo campo era fino a quel momento dominio esclusivo delle opere di fantasia. Nonostante i timori del controllo missione, lo scudo anticalore resistette. Il suo ritorno sulla Terra fu il più grande trionfo mai visto. Gli eventi, giorno per giorno, divennero qualcosa di primordiale, come un possente stravolgimento del clima, un cambiamento dell'assetto terrestre, un'inondazione e l'ultimo giorno, un'ascensione al cielo. Mentre la nostra conoscenza dell'universo in cui viviamo aumenta, possa Dio darci la saggezza per governarla con coscienza. Grazie. I due voli seguenti sull'Aurora e il Sigma 7 ebbero successo con Scott Carpenter e Wally Schirra ai comandi. Ma quando Schirra atterrò alla fine di un volo perfetto, nessuno se ne accorse. Gli Stati Uniti erano immersi in una crisi che avrebbe condotto il mondo sull'orlo di una guerra nucleare. Sappiamo che l'Unione Sovietica ha deciso di trasformare Cuba nella base di un'aggressione comunista, mettendo l'America sotto il tiro delle armi nucleari. La ricognizione americana aveva fotografato le basi segrete dei missili nucleari a Cuba. È iniziato un blocco navale a Cuba per impedire i rifornimenti alle installazioni militari aggressive impiantate sull'isola. Kennedy aveva circondato Cuba con una flotta e pretendeva la rimozione dei missili. Le navi sovietiche erano a pochi chilometri dal blocco quando Nikita Khrushchev le richiamò. Poi fece una passeggiata col figlio. Quando mio padre mi disse che stavamo arrivando troppo vicini alla guerra, ero molto preoccupato. Qualcuno doveva cedere per primo. Il ritiro per noi non significava essere più deboli, ma dimostrare di essere più saggi. L'ultimo volo del Mercury causò un ripensamento in Wolf. Il programma era in calo di tensione quando Gordon Cooper, l'astronauta più giovane, fu lanciato con il Fate 7. Gli altri lo chiamavano sempre Gordo. Era uno spirito libero che amava correre per le strade con la sua Corvette.
Gordon Cooper era sempre stato considerato una grande cloche e un uomo timone. Così veniva definito un uomo che aveva il dono di pilotare alla grande sia un monoposto che un F8. Il suo decollo fu perfetto. La Terra sembra così bella dallo spazio. Quando sei a gravità zero e fluttui da ogni parte osservando tutto ciò che ti si offre alla vista. Quando guardi il meraviglioso universo che Dio ha creato per noi, ti senti piccolo così. È una cosa che ti colpisce. Era stato un volo da manuale finché non si avvicinò alla 30ª ora di volo. Improvvisamente il sistema elettrico smise di funzionare. Non avevo più nessun strumento. Le sole cose ancora funzionanti erano la radio e il mio orologio. La sua tuta si scaldava ogni secondo di più. I livelli di ossigeno precipitavano. Il controllo missione era impotente, i computer inutilizzabili. Eppure doveva tornare a casa. Era un'occasione di dimostrare la stoffa giusta. Cooper si divertiva. Sapeva che tutti laggiù stavano sudando freddo. Ma non era quello che lui e gli altri ragazzi avevano sempre desiderato? Diventare i veri piloti di quella macchina. Sapevo cosa dovevo fare e sentivo di poterlo fare. Se avessi sbagliato, nessuno era in grado di aggiustare le cose. Cooper atterrò più vicino alla nave appoggio di chiunque altro. L'uomo aveva battuto le macchine. Nessuno poteva negarlo, nessun collega nuovo o vecchio poteva evitare di riconoscerlo. Quando il vento del male aveva soffiato, il vecchio Gordon aveva dimostrato al mondo di avere la stoffa più pura e più giusta. La settimana seguente divenne l'uomo più festeggiato, tanto quanto Glenn stesso. Dopo il successo finale del volo nello spazio, Wolf cercò una nuova prospettiva. Tornò all'uomo che secondo lui aveva la stoffa più giusta di tutti, Chuck Yeager. Alla base Edward guadagnava ancora meno di $300 a settimana insegnando ai piloti dell'aeronautica a volare sugli aerei sperimentali. L'ultimo gioiello era l'NF-104. Solo, senza giornalisti intorno, Yeager cercò di conquistare un nuovo primato di altitudine. A 31.000 metri l'aereo andò fuori controllo. Era in uno stato di avvitamento e caduta. Roteava a una velocità terrificante. Costringeva se stesso a tenere gli occhi fissi sugli strumenti. Un minimo cedimento alla vertigine in quella situazione e sei finito. È già arrivato a 40.000 metri e continua a precipitare a circa 70 metri al secondo, 4.000 al minuto. Cosa può fare così, nella morsa del terrore? Tenta una manovra, poi un'altra, niente. Ghiaccia non risponde, piomba giù come un pezzo di ferro qualsiasi. Per quanto bravo tu sia, puoi metterti in una posizione da cui niente al mondo potrà salvarti. Quindi devi evitare quella posizione. Un po' di fortuna ci vuole. Se fosse morto, probabilmente gli sarebbe stata intitolata una strada, come ai suoi colleghi Ray Popson o Joe Wolf. Se sopravvivi, riscuoti ammirazione per la tua bravura. Se muori, nessuno si interessa più di te. La composizione della piramide era cambiata. Ora c'erano gli astronauti in cima. Quello di Cooper fu l'ultimo volo solitario della NASA. Il progetto Mercury era superato. La crisi dei missili a Cuba aveva portato le superpotenze all'estremo limite. Bisognava fare un passo indietro. La gara spaziale non sembrava più tanto importante. Mai più un astronauta sarebbe stato considerato come un protettore del popolo che rischia la vita in una battaglia celeste. Sembrava un buon punto per finire il libro e Wolf lo finì. La stoffa giusta ebbe un successo istantaneo e catapultò Wolf a livelli di fama ancora più alti. Molti pensano che sia il suo libro migliore.
ha colto il dramma di un'epoca in cui l'America era in piena guerra fredda. Alla fine, il libro era diventato una meditazione sugli eroi e sulla fama. La conclusione di Wolfe è amara. Il Signore dà e il Signore toglie. Il mantello dell'indomito guerriero dei cieli fu messo sulle loro spalle un giorno di aprile del 1959, senza che l'avessero chiesto, senza che avessero fatto niente per averlo, perfino senza che lo sapessero, e poi gliel'avevano tolto. Potrebbe venire un giorno in cui gli americani, sentendo i loro nomi, diranno: chi erano questi?